Sì, il Torino è partito piano, prima partita un pareggio con il Fila Paradiso, poi ha battuto la Samp per 2-1 ieri, la grande impresa contro l'Ajax. Zanatoco, attenzione il tiro bello da parte di Ciniglio e blocca in due tempi Francesco Rossi, Luca Perico, Perico il cross in mezzo, spazza di testa la difesa granata, ma ancora l'Atalanta in attacco con Mamadou Koulibaly, questo più che un tiro Andrea è un passaggio al portiere. Stiamo vedendo che comunque le squadre intanto... Sì, le squadre sicuramente si stanno dando battaglie da una parte e dall'altra, intanto c'è Taraschi che prova a venire via sulla sinistra, uno contro uno contro Gavazzeni, tiro cross di Taraschi, la palla finisce in rimessa laterale per l'Atalanta. C'è Benedetti secondo me che taglierà, verrà servito lui a mio modo di vedere, vediamo. Giunta, parte il cross, la palla sembra troppo sotto il portiere, difatti è così, Francesco Rossi esce e sventa la minaccia senza problemi, attenzione perché la palla limite, Mamadou Koulibaly sbaglia tutto, questa volta il capitano dell'Atalanta. Riesce per un attimo a sventare la minaccia, ancora il Toro, comunque palla ai piedi, cross in mezzo verso Giovio, chiuso subito due giocatori, grata la palla, attenzione importante, ma il vicino, gol del Toro, e da segnare è Eugenio Malvicino, ne avevamo parlato prima, un difensore dalle spiccate attitudini offensive. Toro in vantaggio per 1-0, attenzione Atalanta, Pieroni, la palla per Mamadou Koulibaly, bello il dribbling di Mamadou Koulibaly, ha saltato il primo uomo ma nulla ha potuto fare. Zaza serve sulla sinistra, Luigi Arena, il tocco in mezzo per Cutuyan, bella la sponda di Cutuyan per Zaza, tiro di Zaza, interessante questa volta la conclusione del giocatore maglia numero 9 dell'Atalanta del Torino, è lui che tiene palla e qua è importantissimo negli ultimi minuti su Pudu, il cross in mezzo verso Ciniglio che ci arriva di testa, spizza, mentre vedete inquadrato Antonino Asta, ovviamente sta soffrendo. Toro in vantaggio 1-0, l'Atalanta cerca disperatamente con le ultime forze di raddrizzare la situazione, ma è ancora Malvicino, veramente inesauribile la sua spinta, salta due giocatori dell'Atalanta, Malvicino cross in mezzo e arriva Rossi a salvare la minaccia, Franchino del Toro ha fatto gol con la Samp, parte Legrenzi, il tiro alto, anche se fosse stato in porta Bonino avrebbe parato tranquillamente. Sì, ormai siamo proprio agli sgoccioli, è quasi al terzo minuto di recupero, quindi proprio pochi secondi. È finita in questo momento, festeggiano i giocatori del Toro, si dispiacciono quelli dell'Atalanta, Toro batte Atalanta 1-0, decide Malvicino, la finale sarà fra Fiorentina e Torino.